Nel dirigere Tosca ci sono vari punti importanti che vorrei insistere. Questa è la prima eroina, grande eroina, che non ci sta ed è pronta di sacrificare la sua vita, ed è pronta di assassinare Scarpia, ed è pronta di fare tantissime cose. È una eroina meravigliosa, diversa, è una delle prime eroine femministe. Un tema molto importante è il tema della polizia segreta. E infatti le prime misure e Scarpia, cioè lui non comincia con il tema di Tosca, ma pom 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 pom. Io questi accordi negli ottoni delle prime misure e Scarpia, e la polizia segreta, e il male, e il cattivo. E un'altra cosa importante è che Puccini ha cercato di trovare il colore ambientale. Per dare il colore dell'alba, delle campane mattutine del terzo atto, lui studia il campanone del Vaticano e poi si siede per mesi a Roma e ascolta tutte le campane. È un'opera che insieme con questa cattiveria e dittatura è un'opera di amore, è un'opera di desiderio passionale, di sesso, di corruzione, di drammaticità. Il genio di Puccini poi lo porta insieme con questi elementi di trovare la liricità più meravigliosa del mondo, di trovare la poesia, la grande poesia. Questa è la grandezza, lui, di mischiare tutto questo insieme.